fare succedere qualcosa. E Amando Acea è diplomato in tutta Europa, quindi successi in Francia, in Italia, Napoli, Milano, in Austria, in Germania, altre parti, anche in Inghilterra. Lo scopo qual era degli inglesi? Di eliminare Luigi Filippo, che all'epoca governava in Francia, metterci Napoleone III, massone come loro, della stessa pasta, che l'aveva aiutato poi nella guerra contro la Russia. Infatti nel 55-56 scoppiò la guerra di Crimea, la Francia mandò delle truppe insieme con l'Inghilterra, eppure Cavour, per fare il suo comizio, anche lui è considerato, mandò le truppe di bersaglieri anche questi. Successo, avete detto, anche nel sud dell'Italia, no? Ci furono diversi agenti segreti inglesi che da questo punto di vista sono sempre stati organizzati. Da queste parti venne un certo signor Oliphant, Lawrence Oliphant, che sarebbe, ma lo faccio vedere, questo qua. Oliphant si chiamava, Lawrence Oliphant, che era figlio d'arte, anche il padre è stato spiegato. Stranamente si trovava in tutto il mondo prima che succedesse qualcosa. Beh, mandate in inglese. E infatti si trovò, è stato a Ceylon, Parigi, Germania, in Tirolo, a Messina, Livorno, a Catania, Siracusa, in Grecia, in Canada, in Nepal, a San Pietroburgo, in Quebec, in Mississippi, a Sebastopoli, in caso di Crimea, insomma, non si è fatto mai niente, è stato da tutte le parti. E ce lo ritroviamo sia nel 1848 che nel 1860. Nel 1948 lui sta a Napoli, in Sicilia, nei punti più caldi, è successa la rivoluzione, e a Livorno. Livorno, perché devo dire, sembra strano, una città che negli storia è proprio citata. Invece Livorno è il centro, probabilmente lo sarà ancora oggi, della massoneria italiana, la cernità. Non a caso un ex presidente della Repubblica Italiana, morto da poco, ci diceva Ciampi, che era massone, ci diceva che era massone, di Livorno. Quindi qualcosa ne è rimasto, ci sta ancora là. Questa vicenda è figlio d'arte. Fu a Napoli e assistette a Roma, assistette a Pio, scusate, suo nome, quando Pio IX, dove sta? Quando Pio IX benedire truppe che mandava a combattere a Napoli, è stato in Messina aiutato i lavoratori siciliani a puntare cannoni e a creare collegamento con gli inglesi che stavano là attorno. Più a Napoli, quando Ferdinando II, per il periodo di Ferdinando II, non c'è stata la Costituzione. Poi se ne parte, torno alle altre parti d'India, coincide nella guerra dell'oppio, coincide già poi nella guerra dell'oppio. E poi deve girare tutto il mondo. Alla fine della sua carriera, questo è stato uno dei fondatori del sionismo in Palestina. Quindi è una persona comunque abbastanza attiva, affidabile. E stranamente, quando posso sembrare strano, se, sicuramente non c'è dei film di James Bond, Tarmia Pedisti e cose. Anche in quei tempi, io scrivo, un'arma che all'epoca non esisteva proprio, una specie di bastone da passeggio, che era un fucile ad aria compressa, con grilletto pronto a sparare a colpire il bambino. A quel punto, un altro commissario, si chiama Gaudio e Foggia. Lui è stato, oltre a Napoli, è stato molto incapitanata, mandato da Russell, il primo ministro inglese, e chiaramente poi detto che non camminava da solo per strada, perché altrimenti il presidente americano avrebbe fatto la pelle. Era sempre protetto dai bersaglieri, lui si diceva di là, però non si sente? Si sente o non si sente? Sì, non si sente. Ah, non lo sapevo, scusa.